Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Alfredo. Buonasera, buonasera. Ciao Ghicca, buonasera, buonasera Mina. Ciao Ghicca, un abbraccio fortissimo. Ciao Anna Rita. Ciao Francesco, benvenuti, eh. Benvenuti e bentrovati. Con tanto piacere da parte mia. Allora, saremo insieme per un'oretta, un'oretta e un quarto, poi io staccherò. Buonasera Maria Rosaria e ciao Lucia. Staccherò perché poi ritorno in diretta insieme a Maria Antonietta con i registri akashici, va bene? Quindi saremo insieme un'oretta e 10 così. Sono molto contenta, eh? Ringrazio sempre Gaetano che mi invita, che mi fa stare insieme a voi. È un grandissimo onore, è un grande piacere stare insieme. Intanto io comincio subito con il mio Palos Santos. Grazie, Chicca. Tanto sanifichiamo il tutto. Sono molto contenta. Ciao Maria Antonietta, ci vediamo fra un pochino. L'ho vista fino a 2 minuti fa che abbiamo fatto il cerchio insieme. Poi lo ripeteremo più tardi. Ciao Maria. Grazie Maria Rosaria, d'abbraccio forte, grazie del bellissimo, vabbè. Ciao Romina. Ciao Manuela, buonasera, buonasera a tutto il gruppo, assolutamente sì. Però non ho visto la mia Antonella. Ciao Pina. Ciao Pina, benvenuta. Un abbraccione anche a te, un abbraccione anche a te, Maria. Allora, dov'è Antonella Virzì? Sparita? Ciao Giovanna. Giovanna, benvenuta. Benvenuti a tutti di nuovo, eh. Stasera gli do, di Palo Santo. Non si sa mai qui. Arriva anche a voi. Grazie, Pina. È vero. Ciao Simona. È vero, è vero. Allora. Adesso aspettiamo 2 o 3 minuti e poi cominciamo subito, eh? Che così non perdiamo tempo. Ok. Allora. Dunque, vi dico una cosa importante prima di... grazie Anita, prima di iniziare, che non possibilmente, quindi è un nonnetto, domande sulla salute. Non si fanno, perché a parte non siamo medici, per carità, insomma. E poi non è proprio il caso, né sulle gravidanze, tantomeno sulle gravidanze e sui minori. Va bene? E grazie Maria Antonietta. E poi, ecco Achille. Achille non c'è per adesso, ma a breve sicuramente verrà. Vabbè. Allora, io direi di, anche se non vedo la nostra adoratissima Antonella, perché ci avrò avuto da fare, quindi entrerà dopo quando crede, comunque non importa. Allora, io comincio, quindi se gentilmente voi cominciate con le domande, io comincerei subito, però prima voglio una frasetta, anzi, una frase molto bella presa da un libro molto molto carino di Vegan Rose, che dice così: gli alberi parlano una lingua segreta, comunicano tra loro a colpi di vita senza filtrare il mondo, sanno già di farne parte. Così sono io, che respiro silenziosa tra la moltitudine e mi manifesto solo a chi ha occhi per sentirmi. Trovo questa frase molto interessante e molto carina, quindi l'ho pensata e quindi ve la dedico a tutti quanti voi. Va bene? E adesso cominciamo. Benissimo, e cominciamo con l'ultimo. Maria Franca Giusti. Allora, un attimo, allora, ascoltate bene attentamente.
prima di cominciare, ho bisogno della domanda più diretta possibile. Se poi volete fare un discorso di mondo spirituale, qual è il cammino, è un altro discorso. Però se volete la risposta delle carte, la domanda deve essere diretta, va bene che è più semplice, con nome, cognome che vedo e con la data di nascita, va bene? Tipo come ha fatto per esempio adesso Anna Bertuzzo, che mi chiede: vorrei sapere quando inizierò a vedere un po' di luce nel rapporto con Carlo, e mi mette le date. Ecco, va bene? Perfetto. Andiamo a vedere per Anna quando riuscirà a vedere . Allora, per Anna c'è un successo in arrivo, c'è una notizia che arriva a te in maniera quasi casuale, quasi inaspettata, che ti fa gioia. Quindi per adesso è da stringere ancora un pochino i denti, quindi per poi avere successo e fortuna rispetto alla domanda che tu mi hai fatto. Quindi la risposta è: vedi la luce e la vedrai anche a breve, stando sempre nella fiducia e nella speranza di, va bene? La speranza, tra virgolette, perché c'è anche un detto, no? Non vorrei, ecco, qui stare a ripeterlo. Grazie Maria, sono molto contenta che la frase ti è piaciuta, perché l'ho trovata veramente molto bella. Allora, buonasera Adriano, ben arrivato. Allora, Mina Montagna mi chiede: come sarà la mia nuova esperienza lavorativa? Allora, difficoltà un pochino iniziali, ma proprio, nel senso, quando uno inizia un'esperienza c'è sempre un po' di, diciamo, agitazione, per poi avere trionfo e successo. Grandi capacità organizzative tu hai, grande capacità di azione e grande, proprio lavorativamente parlando e professionalmente, molto capace e molto devota rispetto al lavoro che fai. Quindi per te c'è successo, c'è successo, trionfo. E poi c'è anche una situazione rispetto al lavoro passato che comunque avrai soddisfazione. Molto bene. Allora, Pina Mangiapane, mondo spirituale. Allora, per Pina chiedo, per quanto riguarda il mondo dello spirito, chi viene? Allora, grande introspezione da parte tua, Mina. È un momento dove stai andando a fondo, ma per delle paure intrinseche in te vai un po' troppo nella superficie, quindi ti viene detto di andare un pochino più giù perché hai tutte le capacità per poterlo fare, gli strumenti. Ecco, mi parlano anche di strumenti e di riconoscere te in qualità di anima, ripetendoti spesso, Pina, io sono. Proprio decretando e affermando la natura stessa della tua anima, la natura stessa del tuo spirito. Ecco, quindi è un momento molto importante per te, Pina, proprio a livello di crescita, eh? Poi mi parlano anche di una chiaro conoscenza, quindi come se senti delle cose e tu già a priori le conosci. Quindi questa è una virtù che non è che hanno tutti, tu ce l'hai. Eccola, è arrivata Antonella. Ti cercavo perché non t'avevo visto. Ecco. Ciao Anna Maria, benvenuta e un abbraccio forte. Allora, Avellino Adriano, domani riprende il lavoro. Come andrà? Vediamo, eh. Vediamo per Adriano. C'è un po' di altalenanza, ci sono delle difficoltà, ci sono dei blocchi, ci sono delle paure, ci sono delle insicurezze, però poi dopo c'è una strada che si appiana, quindi diciamo che c'è un'incertezza iniziale, però poi dopo c'è un trionfo, una presa di coscienza da parte tua, quindi poi va bene, quindi è un momento iniziale difficile per poi comunque invece andare bene. Va bene Adriano? Benissimo. Ricambio. Anna Maria, sempre un abbraccio. Ecco la mia Antonella, oggi mi sembri una spagnola. Grazie, grazie, grazie. Non era proprio quello l'intento, ma sì. Poi ti dirò qual era l'intento, perché tutto oggi pomeriggio che vado matteggiando, quindi ecco, sì, comunque sì, Antonella, assolutamente sì. Allora, ciao Sara Nicole Coppini, e benvenuta anche a te. Allora,
Prego Adriano, ci mancherebbe altro, grazie a te. Poi andiamo un pochino a vedere se riesco. Allora, Manuela, Fiore di Loca, vorrei sapere se ne vale la pena aspettare una persona oppure arriva di meglio nella mia vita sentimentale. Allora, se ne vale la pena, prendiamo queste. Vediamo, se ne vale la pena, se ne vale la pena, se, se ne vale la pena. Ne vale la pena? Da qui io ripeto, da quello che posso vedere dalle carte, ci sono delle situazioni non troppo positive. Situazioni anche dettate dal passato che hanno ferito, che hanno fatto male, che hanno un po' distrutto, tra virgolette, un po' anche quello che sei tu. Quindi le carte non sono molto positive rispetto a questa, diciamo, a questo o ritorno o a questa frequentazione. Quindi sono un po' così. Non è che proprio sono tanto convinta e tanto contente. Vediamo, vediamo un attimo. Prego, Pino, ci mancherebbe. Allora, voglio sapere, questa frequentazione, bene che... Ma senti, qui anche sul tarocco, cioè nel senso anche i tarocchi parlano di una situazione pesante, di una situazione che a te proprio è pesante, che non ti rende leggera, che non ti rende contenta, che non ti fa comunque essere serena. Quindi le carte mal consigliano, quindi ognuno ovviamente abbiamo il libero arbitrio, però mal consigliano, ecco. Poi c'è anche un'altra cosa che tu mi chiedevi anche rispetto a un, no, se c'è qualcuno per te adesso in questo momento, non ci sono figure che vedo di spicco che possono interessarti. Cioè in te un pochino di mette, cioè diciamo nasce l'esigenza in te di mettere un pochino a posto quello che tu sei e quello che tu vuoi, tagliando un pochino con il passato. Va bene, qui c'è un discorso un pochino più lungo, però ecco, spero che tu mi abbia capito, senza andare proprio nella privacy, no? Perché beh, è brutto davanti a tutti, non è carino. Rita, un abbraccio, grazie, grazie tante. Allora, un attimo che controlliamo. Maria, che l'altra volta gli avevamo detto che ci potevano essere delle cose per Bonomo Maria, vediamo se questi cambiamenti che vedevamo possono essere vicini rispetto ad un oggi per Maria. Maria, sì, sono vicini perché ci sono dei cambiamenti proprio per te, coppi di casa molto vicini, ecco, molto a breve, c'è cioè fortuna che gira per te, ci sono dei pensieri che stai facendo in questo momento che sono di speranza. Continua, continua sempre con vibrazioni alte così, perché poi c'è la riuscita e poi c'è questo viaggio positivo che verrà. Questo è un pochino più avanti, però per te ci sono buone nuove. Quindi la risposta è assolutamente sì, eh. Assolutamente sì. Allora, ciao Cinzia, ben arrivata. Allora, Antonella, Anto Giorgioni, rincontrerò la persona che ho nel cuore. Benissimo, io qui ti dico se la rincontri o non la rincontri, va bene Antonella? Se la rincontri, la rincontrerà Antonella, la persona che ha nel cuore. Sono cadute delle carte, la risposta è affermativa, ci sono delle notizie buone per te. Vediamo, assolutamente sì, questa persona che hai nel cuore la rincontri, sì. Allora, Lucia, il ritorno dal passato del mio ex riapre molti pensieri. È cosa buona e giusta? Nostro dovere. Va bene? Sì. Allora, adesso qui vediamo anche qui se può essere buono o può essere no. Quello vediamo quello che ci dicono le carte rispetto a quello che mi ha chiesto Lucia, eh? La risposta delle carte è affermativa. È cosa buona, è cosa giusta per questa tua incarnazione attuale, diciamo, in questo tuo momento, in questa tua esperienza di vita, proprio a livello animico, la risposta è sì. Allora, Angela Carrara, mannaggia, certo che devi rispondere, sì, gentilmente, Angela Carrara, che avevi dimenticato la nascita, se per favore me lo scrivi, Angela Carrara, magari più corto, non so se è scritto lungo,
Mi chiamano per fare il tutor? Ci tengo tantissimo. Vediamo se Cristina Ferrasti verrà chiamata per fare il tutor. Ci tieni tanto. Ci tieni tantissimo. Ci tieni tantissimo. Cristina verrà chiamata. Ci tiene tanto. Allora, un attimo perché è un po' un nì, eh? È un po' un nì. Probabilmente potrebbe essere un sì, ma non è subito, o un sì con difficoltà, però adesso vediamo un attimo. Definiamo il sì o il nì o il no, eh? Lo definiamo. Mi fate vedere, se per favore. Lo definiamo. Non sarà semplice, non è semplice, mi sento... Allora, se non è una cosa che viene subito, qui non, le carte non sono molto positive per questa cosa. Se non hanno scadenza, magari riproviamo a chiederlo quando ci rivediamo una prossima volta, che dovrebbe essere domenica, se non è proprio impellente, perché adesso le carte sono un po' così. Non è che sono proprio positive. Mannaggia, mi dispiace, però un secondo, vediamo un po' se... Allora, vediamo pescando solo una carta, diamo questa possibilità per vedere... Ci viene tanto, ci viene tanto. Non è per ora, per adesso diciamo non, no. O se è un sì ma è con tanta difficoltà, mi dispiace dite che non è così, perché vedo che proprio una cosa qui viene tantissimo. Però non è detto, non è detto. Ok. Grazie Antonella, grazie Antonella. Allora, Francesca Cataldo mi chiede, buonasera, per favore, mi fa dire, saprò di nuovo un incontro con un amico che si è allontanato, non si fa più sentire? E se sta bene? Adesso io non so, qui mi viene fuori la figura di una donna come se si fosse un po' messa in mezzo alla vostra situazione di amicizia. Ci sono delle cose da mettere in ordine. Momentaneamente non vedo che c'è... di nuovo non ci sono rapporti in questo momento, c'è difficoltà, c'è qualcosa che disturba il rapporto d'amicizia, però poi con il tempo c'è un chiarimento, ma non è adesso, è fra un po', e non so se c'è stato qualcosa che qualcuno che si è messo in mezzo proprio al proprio questa amicizia. Grazie a te Cristina, un abbraccio e non perdiamo la speranza, perché insomma uno può anche sbagliare, ci mancherebbe altro. Eh beh. Allora vediamo se Anna Albano sarà trasferita al lavoro, eh? Vediamo se Anna Albano otterrà il trasferimento. Lo otterrai, ma non è adesso, eh? Non è adesso, più avanti, un po', perché stasera le carte... Sì, è un sì, ma fra un po' di tempo, e magari se vogliamo anche ripetere la domanda, perché qui ho delle carte, so abbastanza in un modo e qui in un altro. Io ti direi di no, però siccome poi mi è uscito su tarocco sì, quindi è sicuramente una cosa che va un pochino più avanti, è un sì più avanti. Allora, Tinuccia mi chiede se confermiamo l'amore tra il 4 luglio del 2000 e il 7 agosto del 94. Vediamo un po'. Vediamo che esce. Te lo confermo. L'amore è confermato. Assolutamente sì. È anche fortunato, perché mi esce un arcano, una lama bellissima, quindi assolutamente sì. Angela Carrara, Angela Carrara, eccola, 20 gennaio, chiedo se riuscirò a risolvere la spinosa questione del cambiare casa. Sono molto confusa. Essendo mandone, allora, può cambiare città. Allora. Vediamo, per Angela, che cosa mi dite per Angela, per questa situazione che sta vivendo adesso in questo momento, per Angela. Angela.
ci sono tante cose che vanno sistemate, delle cose che stanno arrivando, delle cose che vanno tagliate. È una situazione adesso un pochino particolare, devi un attimino essere più centrata, con sicurezza, con la centratura riesci poi a gestire questo momento di non scelta. Ma io non vedo un viaggio fuori, eh? Probabilmente rimani e c'è un cambio proprio, forse di città, forse di paese, ma non vedo l'estero per adesso, perché poi alla fine ci sono cose che si mettono in ordine proprio qui, adesso, ora. Anna. Cosa succederà ad Anna? No, c'è un rimettere in ordine, con forza, con coraggio. C'è una situazione impellente che va gestita e che riesci a gestirla con successo, con forza, con temperanza, con pazienza. Quindi non c'è un andare fuori, ma c'è un stare lì, magari un cambiamento rispetto a dove sei. Un cambio di luogo, ma non all'estero. Non mi dà spostamento all'estero, eh? Poi c'è un qualcosa... Aspetta, Un attimino, la vediamo, perché beh, questa si merita un attimo di andarci un pochino più a fondo, perché parecchie notizie ci sono. Anna, mi chiede qualcosa per favore. Aspetta, Anna. Ecco, infatti, vedi, hai avuto delle notizie sgradevoli, delle notizie che ti hanno fatto male, delle cose che comunque continuano a darti fastidio. Quindi nasce una decisione un po' troppo... di petto, di cuore, un attimino, capisco che non è una cosa da adesso, è una cosa che tu ti porti dietro, però c'è una soluzione, e la soluzione la trovi qui, hai le armi, persone che vengono incontro, c'è una situazione che tu metti in ordine, sì, devi prendere in mano la situazione e fare ordine con razionalità. Mi dà proprio la razionalità, non l'impulsività, non l'impulsività, no, di pancia, ce la fai tranquillamente. Grande protezione da tutto il mondo dello spirito, proprio per questo momento, ma anche sia nel passato che in quello che verrà, quindi ce la fai benissimo, ma ce la fai qui, non fuori dall'Italia. Ok, benissimo. Benissimo, benissimo. Silvana Sala, buonasera, ma buonasera anche a te. Ma buonasera anche a te. Allora, Giovanna De Martin, c'è la possibilità di andare in accordo con mio fratello Emidio? Vediamo, eh. Sì, Giovanna farà pace con Emidio, il fratello. Giovanna farà pace. È un po' scura la situazione, non è semplice, ci sono dei problemi ai coppi di casa, ci sono delle parole dette che hanno ferito, tu anche sei rimasta molto ferita, ci sono delle situazioni, ci sono anche delle persone in mezzo a questo rapporto, quindi non è, in questo momento non è molto semplice, ci sono tante persone in mezzo a questa situazione fra voi due, tantissime. C'è uno storico proprio dietro, c'è sofferenza, c'è pianto, ci sono lacrime. Quindi adesso come adesso non vedo che c'è un mettere in ordine la situazione. Magari un pochino più avanti. Non è questo il momento, mi dicono che non è adesso. Mi dispiace tanto. Mamma mia che carte ragazzi, Giovanna, mi dispiace veramente. Allora... Tinuccia, avevi sbagliato a scrivere la data. Aspetta, lo rifacciamo, no? Non è un problema se questo te crea... La risposta è affermativa, quindi sta tranquilla, Assolutamente sì. Is love, è proprio amore. Sì, guarda, mi sono riuscita anche le carte. Benissimo, è assolutamente sì, Sì. Allora, Anna Zagaria, sì, Anna Zagaria. Anna Zagaria,
un attimino il volo per Anna. È questo il periodo, assolutamente sì, sì. È questo il periodo, facciamo attenzione, prestiamo attenzione, attenzioniamo il periodo. Allora, riusciranno nel loro lavoro, due fratelli che stanno costruendo un'azienda? Silvana, la nostra Silvana Sala. Sì, ci possono stare delle difficoltà, ma cioè normale, routine proprio, routine, la risposta è assolutamente affermativa, che nessuno si mette in mezzo, possibilmente, comunque la risposta è affermativa, assolutamente sì, netto, c'è sollievo, c'è trionfo, c'è carte molto belle, eh? Molto belle Silvana, sì, 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 che nessuno si mette in mezzo. Di niente, di nuccio ci mancherebbe. Allora, Sara Nicole, ciao, secondo te... Vediamo se ti accettano il finanziamento. È un piccolo... Ah, mi sono cadute le carte. Ci stanno un po' di grane questo finanziamento, lo sai? Un po' di difficoltà. Mi sono cadute tutte le carte. La risposta però è sì, magari cambia, prova a chiedere a più, va bene? Non solo su una parte, magari a chiedere in altri istituti se già l'hai fatto, va bene? Sì, comunque la risposta è affermativa, eh? Sì, 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 ce la fai a ottenerlo. Prego Silvana. Allora, Ida Ciambrone, ha intenzione seria nei miei confronti o vuole solo divertirsi? Se per favore Ida però mi scrivi le dave, è importante che tu mi scriva le dave per favore. Qui non vedo più niente io. Antonella, sono spariti tutti... Tutti i commenti, non c'è più niente di qui. Se per gentilezza potete scrivere, perché io guarda, non trovo. Cerco di andare indietro, perché non vedo più niente. Allora, Antonella Scimino, ci sarà un amore nuovo per me? Antonella, momentaneamente no Antonella, non c'è niente, non c'è niente di importante, non c'è niente di serio, no, non c'è niente che può risollevare un po', no. Perché però ci sono dei corteggiatori, però non... Un pochino più avanti sì, però è un pochino, allora adesso momentaneamente proprio no, invece un pochino più avanti probabilmente è verso l'inizio dell'anno che viene qui, l'inizio dell'anno che viene c'è la possibilità di una conoscenza un pochino più approfondita che comincia con un'amicizia, con forza, poi piano piano fa strada, quindi magari possiamo riprovare a fare questa domanda fra un po', con la di fortuna del mondo, quindi la risposta è sì più avanti. Bene, Patrizia Orciari, vediamo se Patrizia, allora Patrizia, novità importanti in amore, saprà novità importanti in amore, Patrizia Orciari, Patrizia Orciari. Ci sono delle notizie, ma non è che sono così importanti, quindi la risposta è no, no, no. Non sono notizie così importanti che ti possono esaltare o fanno pensare a qualcosa di più di quello che stai vivendo in questo momento attuale, magari, per quanto riguarda l'amore.
Più che altro dalle carte vedo che ci sono delle affermazioni diverse, più che rispetto all'amore, ci sono delle affermazioni su altri settori, non proprio quello affettivo, vedo più rispetto a un discorso professionale lavorativo. Prego, Patrizia, ci mancherebbe. Allora, Anna Maria, Anna Mary, vorrei sapere, in amore si arriva una storia importante, vediamo, eh. Ok, vediamo. Anche qui è un po' uguale la cosa. Poca roba, poca robina. Sì, ci sono delle conoscenze, ma amore, nel senso proprio dell'amore, quella persona che è importante, comunque ti fa girare la testa, non... per adesso non c'è niente che può in qualche modo farti contenta, diciamo, sotto l'aspetto affettivo e d'amore, proprio l'amore. Però c'hai altri, anche tu, altri tipi di soddisfazione, eh? C'è qualcosa, un progetto, cioè un progetto che va a te a fin di bene, nel senso buono, qualcosa che vai a fare a livello di progetto che va bene, che ti dà soddisfazione, ti fa contenta. C'è un trionfo, c'è una vittoria, c'è qualcosa che aspetti, che arriva, che ti deve arrivare, ma non è sotto l'aspetto, ripeto, affettivo, ma è in altri settori, quello lavorativo. Allora, posso sapere se troverò un lavoro finalmente stabile? Melissa Palmieri. Allora, Melissa Palmieri, riuscirà a trovare qualcosa di stabile? Melissa Palmieri. Momentaneamente no, niente di stabile, cioè, lavori sì, però sono lavoretti. Qualcosa si apre alla fine dell'anno. Alla fine dell'anno c'è più stabilità a livello lavorativo e a livello professionale. C'è un lavoro, un tempo indeterminato, un corso, un concorso, qualcosa che puoi aver fatto, un curriculum, che è un lavoro che poi ti dà anche una serenità economica. Va bene? Un attimo solo, che bevo un goccino d'acqua e ho bisogno di fare una cosa che stasera... C'è qualcosa che disturba, eh? E non poco. Ok. Devo un goccino, eh? Ok. Bene. Perfetto. Giovanna, benvenuta. Giovanna Frongia, benvenuta. Giovanna Tasini. Prego, Melissa. Riuscirò a superare le difficoltà economiche? Assolutamente sì. Ce la fai e ce la fai anche a breve proprio, con successo. Per te c'è una strada aperta, c'è una fioritura, c'è qualcosa che viene a te e che ti farà molto contenta. C'è una soddisfazione che non è soltanto economica, ma è anche affettiva. Quel qualcosa che tu pensi dentro di te, che pensi che è irraggiungibile, arriva. Bene, e già si comincia a cambiare, eh? Le vibration. Marilena Di Vito, arriverà l'amore per me? Vediamo, Marilena. Allora, momentaneamente non arriva l'amore, quello concreto, quello magari, no? Una cosa un pochino più, diciamo, non solo forte a livello proprio, no, di proprio l'amore, quello anche responsabile, concreto, una progettualità. In questo momento non c'è, non c'è questa possibilità in questo momento. C'è invece una possibilità molto grande sotto il profilo proprio della spiritualità,
c'è qualcosa che devi fare, che sei tenuta a fare, che è qui che ti darà soddisfazione e che è da qui che parte poi tutto un discorso anche a livello sentimentale. Io spero che tu mi abbia capito, perché è un discorso un po' particolare, è come se dovessi cominciare un po' da te, no? Proprio da te. Vorrei una lama per lei, per favore. Tutto quello che è passato ha la tendenza ad essere messo via. Bisogna che tu riprenda in mano la tua situazione con forza determinazione, dando proprio un calcio nel sedere a tutto quello che è passato e guardando avanti, ripeto con molto coraggio, ma tu ce l'hai, eh? Non è che ti manca. Ma io che sono moderatrice sono raccomandata, tu sempre sei raccomandata. Allora, Cristina e Marco, come andrà? Cristina e Marco. Allora, ci sono un po' di altalenanze, perché mi è caduta una carta che non è tanto carina. Allora, ci sono delle altalenanze, però procede bene, procede magari con dei momenti che sì, è vero, ci possono essere delle discussioni, però sono limitate perché ci sono grandi collanti che vi tengono insieme, ci sono le speranze, c'è una progettualità. Quindi la situazione in futuro è per positiva, è molto buona, ci sono le premesse per creare qualcosa di importante. Quindi le carte sono buone, eh? Sono molto buone. Andiamo sulle lame. Ecco, c'è una progettualità con forza, con coraggio, c'è proprio ci sono delle cose belle in arrivo, ecco, delle notizie anche buone in arrivo, delle cose belle. Bene, ciao Gigi, un abbraccio. Allora, Maria Poloni, ritroverò la serenità? Cioè, Maria, ma certo, andiamo per Maria, andiamo per Maria. Maria. Sì, Maria, la serenità la trovi, assolutamente. La serenità, tu sei tanto coraggiosa, sei una donna forte, sei una donna... Ecco, non volevo dire, se no dico le parolacce, me devo tenere, sei una con le p. Quindi sono momenti, la sofferenza è tanta, però tu c'hai anche la grinta e c'hai una situazione che comunque devi portare avanti, sai benissimo insomma a che mi riferisco, quindi vedrai che con calma, con molta calma, ce la fai. Ce la fai e ci avrai delle soddisfazioni molto importanti. E c'è una riuscita su qualcosa che tu desideri. C'è una riuscita su qualcosa che desideri, eh? Allora, Laura Bossi. Quali talenti devo fare ancora emergere? Quali sono i talenti? Sì. Allora, sono tanti i doni che ti sono stati dati, eh? C'è una grandissima protezione da parte di tutto il mondo spirituale, ma in particolare sei molto mamma mia, scusa per un attimo, sei molto protetta dagli angeli, quindi c'hai gli angeli custodi, uno da destra e uno da sinistra, che sono sempre, vabbè, perennemente insieme a te, ma c'hai tantissimo anche l'arcangelo Gabriele, che in questo proprio momento di questo proprio momento tuo cerca di parlarti e di insegnarti. Mi dicono che devi fare un lavoro un pochino più profondo rispetto alla fanciullina che è in te. Devi trovare più leggerezza, più divertimento e più gioco rispetto a quello che tu stai facendo adesso. Decretare anche tu l'io sono. E mi dicono che devi lavorare tantissimo sulla tua empatia e sulla guarigione. Tu hai questo forte talento che è la guarigione.
Quindi la guarigione potrebbe essere intesa non soltanto come a livello magari di mani, ma dato che tu hai l'arcangelo Gabriele molto vicino, l'arcangelo della gola e della comunicazione, potrebbe essere proprio che tu riesci anche attraverso la tua parola a fare stare bene gli altri. Forse è lì che dovresti un pochino più riflettere, no? E lavorare su questo dono, su questo talento che ti è stato dato. E lo devi riconoscere, se già non l'hai riconosciuto, ovviamente, eh? Se già non l'hai riconosciuto. Ok, un attimo, eh? Un attimo. Sì, poi tante sono le cose che ti appartengono, anche come tuo modo, come tuo essere. Qui ci vorrebbe veramente. Io sento tantissimo adesso, in questo momento con te, una pressione molto forte al terzo occhio, forte, ma proprio fortissima. Quindi un attimino credo che tu abbia anche magari da sviluppare certe situazioni che magari fermi un po', sia a livello energetico, che me le blocchi un po', quei chakra, sia magari con qualche paura che tu puoi avere, che fermi un po' anche la visione e la sensibilità che ti appartengono. Spero che tu mi abbia capito. Allora, Marilena Di Vito, se posso io ci provo. Un'altra domanda. In un momento molto buio, ancora oggi, in momenti difficili, mi appare sempre il numero 17 in ogni modo. È il mio angelo? Il numero 17. Io però non sono numerologa, eh. Non sono numerologa, questo magari dovresti sentire chi si occupa magari di numerologia. Io non, con i numeri, poco, pochissimo, pochissimo, giusto proprio lo stretto necessario. Quindi adesso così nel mio sentire posso dire che evidentemente quel numero è un numero d'appartenenza tuo, potrebbe essere, no? Però col tuo angelo non trovo il nesso. Non trovo il nesso. È una domanda un po' particolare, Marilena, non la capisco bene, sinceramente. O forse non sono io magari la persona indicata per questo. Allora, Rita Annunziata mi chiede se vince il concorso. Allora, vediamo quello che mi dicono le carte. Io spero che tu lo vinca. Quello. A me qui danno sì. Vediamo sui tarocchi, eh. Qui è un sì anche abbastanza netto. E sui tarocchi pure. Quindi per me è un sì, per me lo vinci. Cioè le carte dicono che tu lo vinci perché mi esce una carta meravigliosa. Allora, Marilena, grazie a te ci mancherebbe altro. Però se c'hai un'altra domanda da poter fare alle carte, glielo possiamo chiedere, insomma. Non è quello il problema. Sono contenta, Rita. Allora, per Bianca Idea c'è un amore in arrivo? Allora, qui la risposta è affermativa. Arriva, c'è in arrivo, c'è una persona che sta facendo viaggio, quindi è alle porte per te una situazione amorosa molto veloce come situazione. Io penso che ci siamo, eh? Che ci siamo, che ci siamo. Quindi la risposta è assolutamente affermativa rispetto a questa persona che entra, è una persona nuova che non conosci, è una persona che fa strada, quindi è una persona che viaggia. È una persona che viaggia e non credo che sia proprio dello stesso paese o provenienza tua, deve fare spostamento. Una persona che viaggia, tipo qualcuno anche che viaggia tanto, anche come personaggio, quindi potrebbe essere magari un rappresentante, un camionista, insomma, qualcuno che fa parecchio, fa parecchia strada, ma non è del tuo paese. Ecco, comunque
è assolutamente un sì netto, dopo tanto tempo, dopo tanta sofferenza per te, c'è una chiusura del passato e un inizio di un qualcosa di veramente bello, di positivo. Quindi facci sapere, perché qui è breve, è veramente a breve, eh. Allora, Cristina Ferrazzi, a questo punto dove mi sento affranta, mi viene da chiedere qual è la mia strada. Che tristezza, Cristina mia. Perché devi essere così affranta? Tu non devi essere affranta, Cristina, ma assolutamente. No, 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 no. Allora, andiamo, eh. Allora, Cristina Ferrazzi. Oh. Vediamo, Cristina, eh. Con molta calma, anche perché, a parte il fatto che sei anche tanto giovane, no? Uno passa anche dei momenti che non è che sta sempre al massimo. Vediamo, eh. Perfetto. Oh, bene. Allora, ci sono. Questo è un momento che, è vero, non è il massimo. Ci sono tante cose che ti vengono non a favore, ci sono delle situazioni che vanno gestite in un certo modo, ma per te fa strada un successo, una ripresa, un discorso tuo che piano piano riesci a togliere le lacrime, a togliere la tristezza e avere successo proprio per te, per quello che tu sei, va bene? Quindi parlano di un momento, ma un momento che passa, un momento che passa. Aspetta, eh. Aspetta, Cri, eh. Cristina. Per Cristina. Oh, eccolo. Vedi, infatti, immaginavo. Allora, c'è bisogno, Cristina, un attimino che ti fermi un secondo, fai mente locale e... In questo momento è come se tu sei una sfinge, no? Sei una sfinge, quindi c'è una grande chiusura dentro di te. E anche le persone che cercano di avvicinarsi, magari tu questo non lo avverti o non lo senti, però come un po' ti vedono. Vedono in te una persona enigmatica, una persona che non fa entrare bene. Ma è un momento perché poi dopo c'è una presa di coscienza da parte tua, c'è un aiuto proprio da parte del mondo dello spirito. Tu dovresti però chiedere questo aiuto perché tu c'hai bisogno. Cioè hai bisogno di essere aiutata da loro, quindi ci devi parlare con l'Arcangelo Michele che ti aiuta, che comunque no, ti fa una bella protezione per quello che sei, parli con i tuoi angeli custodi, una da destra, una da sinistra, gli fai un bel discorso, tutti i giorni ci parli come se parli con me, o se parli con un'altra persona, guarda, se parli con me, voglio di quale, no? Tu parli con loro e gli dici, allora che dobbiamo fare? Mi aiutate un secondo, perché io sto a passare un periodo così. Ecco, perché loro ti ascoltano, loro stanno lì apposta per darci una mano, fallo. E vedrai che dopo ti riprendi. Allora, Marilena Di Vito. Il lavoro che sto svolgendo ora mi darà la possibilità di vivere da sola. Riuscirò a farcela? Allora, vediamo, eh. Sì. Sì, la risposta affermativa è risparmiando, mettendo in ordine, facendo tutte le cose in un certo modo, hai la strada aperta proprio per una situazione che sarà anche a breve, una situazione tua a livello personale di stare sola, quindi di creare una cosa tua. Quindi la risposta è affermativa e non lontana, soprattutto non lontana. Allora, Gigi, è il momento giusto per richiedere un finanziamento? Allora. Io aspetterei un attimo, Gigi, eh? Le carte dicono un attimo, aspetta un attimo, perché ci sono degli ingressi, c'è qualcosa che devi fare, cioè tu devi fare qualcosa per fare in modo che l'economia, che le entrate possano essere un pochino più copiose. Quindi la risposta delle carte è aspetta un attimo, aspettiamo, magari fra un po', non adesso, adesso no, c'è un compimento di qualcosa che deve accadere. Ci sono delle entrate. Aspetta un attimo. Maria Sabia. Maria Sabia. Riuscirà
a realizzarsi nel suo lavoro olistico. Ci sono un po' di difficoltà, un pochino sì, perché le carte sono un po' ma poi piano piano ce la fai, successo, strada aperta anche per te. E, allora c'è qualcosa che disturba e che non sei convinta, qualcosa che a te disturba e che non sei convinta, poi lo capisci, poi lo gestisci e fa fioritura un progetto che tu hai e che rende questo posto olistico o questo tuo essere, diciamo, che vuoi fare questa cosa, molto molto positivo, molto allettante. Però lo devi rendere allettante te e lo capirai, come è come se ti manca un pezzettino, no, per rendere una cosa magica, perché deve essere magico un posto così, molto magico. Allora, Lorenza riuscirà a sviluppare la sua veggenza? Beh, ce l'hai bella sviluppatina, però. Già è bella sviluppata. La tua veggenza. Lorenza. Beh, non c'hai solo quella, Spiritualmente sei molto... Mamma mia, che carte... Sei molto protetta, c'hai delle doti proprio naturali tue, a livello proprio personale, non c'hai bisogno di niente, perché hai la chiara conoscenza anche tu, quindi non c'avresti in teoria bisogno di niente, c'è soltanto bisogno di esercizio, sperimentare, devi sperimentare tanto, c'hai l'aiuto da tutto il mondo proprio dello spirito, ma tutto, dall'oltre agli angeli, a tutto ciò che sei, maestri, tanto... tanto Gesù, la Madonna, tantissimo la figura di Maria, e quindi sei molto, diciamo, ben voluta, ti aspettano, quindi devi fare tanti esercizi, però ecco, devi sperimentare, questo è importante, lo sperimentare con l'esercizio e con la meditazione. Allora, Daria Casoni, incontrerò un'altra persona? Anch'io ti voglio tanto bene, Gigi, tantissimo. Tanto. Allora. Daria. Sì. Sì, incontrerai un'altra persona con il passare del tempo, Con il passare del tempo, quando la ferita poi è del tutto cicatrizzata, quindi è questione... Non di tanto, per te c'è un bel incontro, un incontro interessante che parte da un'amicizia, senza calcoli, è una cosa molto bella, Carte molto buone, molto prepositive, sì, la risposta è affermativa. Ciao Daniela, un abbraccione, Daniela Persico, un abbraccio fortissimo. Ciao Maristella. Allora, vediamo Ida se ce la fa a laurearsi entro luglio, del prossimo anno, perché beh... Oddio. Allora. Mannaggia i pescetti. Allora. Ma tu dimmi. Eccola, Ida Ciambrone. Se ce la farà a laurearsi entro luglio. Mi sono cadute le carte. Allora, comincia a studiare, però, perché mi sono cadute due carte che non è proprio il massimo della goduria, Vediamo, Questa è buona, però. Mi cadono le carte, cara Ida.
Ida studia perché qui le carte non è che sono proprio il massimo, Allora, se tu cominci a studiare da subito la risposta è affermativa, però adesso momentaneamente, se, per esempio, se tu mi dici se te lauri la risposta sarebbe stata no. Quindi la risposta è sì, però ce le devi mettere proprio del tuo, nel senso devi, ti devi dar da fare, non perdere tempo, Va bene? Brava, mi raccomando, Qui, le domande senza data non riceveranno risposta. Grazie Antonella. Ok, perfetto. Però Ida ce l'aveva scritta, no? La data, mi sbaglio? Ecco, Cristina, vedi perché mi dovete scrivere la data? Ragazze, Ida, non ti preoccupare, ragazze, se mi dovete scrivere la data, per favore, grazie. Allora, poi dopo, quando ci abbiamo più tardi, no, con la meravigliosa Maria Antonietta, la serata dei registi akashici, tante domande che sono particolari, tipo, che poi vanno fatte ai registri, no? Come posso fare per, che cosa devo capire, o i perché, ci sono quelle domande che poi le carte è difficile, no? Cioè le carte non è che danno risposte a certe cose, sono più, diciamo, tra virgolette, materiali, rispondono sì, ma con i registri uno può andare più a fondo, anche rispetto ai grandi nodi che uno ci può avere dentro, no? Come mai io sento quella sensazione quando incontro? Perché mi si ripresenta sempre quel problema? Quindi ai registri, cioè, i registri accolgono queste domande, a differenza delle carte che sono un pochino più, diciamo, anche più concrete, no? Più realistiche. Poi, ripeto, io ne uso di tanti tipi, è ovvio, se mi fai una domanda sul percorso spirituale, c'ho quelle, cioè le carte che rispondono, e poi io avendo fatto i registri akashici, magari le risposte riesco a darle anche in quel modo, capite? Però le carte rispondono a domande completamente diverse rispetto ai registri, che io trovo meravigliosi e divini, proprio meravigliosi. Allora, Cristina, ma ti ho risposto, tu non, ma perché devi pensare che rimani sola? Ma assolutamente no, non rimani sola, Cristina, non rimani, chi l'ha detto che rimani sola? Assolutamente no. Ma hai capito quello che ti ho detto prima, Gri? No, 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 non rimani sola. È un momento. È un momento, poi arriva la persona per te, ovvio che arriva. Già è pronta, no? Assolutamente. Allora, Elena Danese, cambierò in meglio la mia vita amorosa. Vediamo, Elena, Vediamo per la nostra Elena Danese se cambierà in meglio la vita amorosa. La risposta è un sì netto, assolutamente sì, ma qui però non c'è solo un discorso di vita amorosa, qui ci sono dei cambiamenti per te, sono pronti per te, con successo c'è un trionfo importante, proprio d'amore, e non solo, ci sono dei soldi, si prospetta un momento a venire valido, buono, un momento inaspettato giunge a te, per farti contenta, come un dono. Quindi le carte sono veramente interessanti le tue. Ma tanto, Allora, Daniela Persico. Ieri ho litigato il mio datore di lavoro, mi caccerà? Madonna mia, Daniela. Speriamo di no. Vediamo, Vediamo se Daniela viene cacciata. Insomma, no, no, non vieni cacciata, però attenzione, attenzione, però no, non vieni cacciata assolutamente, no, no, sta tranquilla, non vieni cacciata, però cerca di stare più tranquilla, Allora, venderemo un giorno l'attività commerciale, vediamo se Chiara Zanella un giorno venderà l'attività commerciale. La risposta è affermativa. Sì, la vendi, venderai. Non adesso, Più avanti. Più avanti. Anche perché ci sono. Sì, anche perché. Anche per te ci stanno delle novità interessanti che arrivano per te. Qui però sotto il profilo affettivo amoroso.
Alessandra Serra, se puoi troverò il Modi a Serie Italia, mi rapporto con Marcello. Ah, scusa Alessandra. Allora, Alessandra, vediamo se Alessandra troverà un po' di pace con Marcello. Allora, io direi di sì, ai papi di casa, nel senso, come situazione, troverai più pace. Quindi, diciamo, per carità, no? Ci stanno, quei momenti un po' così, e ce ne stanno parecchi qui, dei momenti un po' di altalenanza. Però si stanno mettendo in ordine le cose, perché sua apertura mi ha dato delle carte veramente interessanti, quindi la risposta è trovi pace con lui, sì. Sì, con Marcello, sì. Oh. Allora, Elisabetta degli schiavi. Elisabetta troverà un compagno. E qui voglio cambiare le carte, no? Vediamo un po' che ci dicono le sibilline. Le sibille, le carte dei pettegolezzi e delle chiacchiere, dette anche le chiacchierine. Allora, vediamo, Vediamo. Che ci dite? Ci avete da chiacchierare? Tu sei molto speranzosa rispetto a questo, Molto. Tu non vedi l'ora, come tutti quanti, qua del resto. Anche perché c'è avuto, diciamo, situazioni del passato abbastanza di dispiacere, ma l'essere proprio forti rispetto proprio ai sentimenti. Per te c'è, comunque, anche qui, Le carte parlano di una tua leggerezza, nel senso un prendere un pochino in questo momento, e io te lo proprio raccomando, un pochino di leggerezza, esci di più, cerca di stare un pochino in compagnia, perché ecco che arriva un uomo per te, un uomo importante, un uomo vestito, tipo un militare, una cosa così viene, no? Vabbè, questo militare potrebbe essere un carabiniere, un poliziotto, adesso io non lo so, adesso prendiamola così questa, mettiamola da una parte. Però la risposta è affermativa, arriva una persona nel momento in cui avrai il cuore un pochino più leggero. Quindi quando tu avverti la sensazione del cuore più leggero, tu sai che arriva. E arriva, arriva. Sono carine, sono tanto carine le carte, dicono cose tanto carine. Sì, belle le carte per te. Allora, Nicole Anselmo, arriverà un nuovo compagno per me? Allora, momentaneamente no. Momentaneamente non c'è, diciamo, i coppi di casa per te, come si suol dire, una persona in arrivo. Sì, ci sono delle conoscenze, ma sono tutte nella superficialità. Un pochino più avanti, aspettiamo un pochino più avanti. Adesso ci sono delle cose che devi sbrigare, ci sono delle, tipo, sei affaccendata, sei molto presa, sei molto impegnata, sei una donna impegnata, di fa questo, di fa quell'altro. È come se ci avessi anche poco tempo. Sì, il desiderio sì, però sei una donna molto impegnata. Molto presa, meglio, così da noi. A te Alessandra, d'abbraccio forte. Simona Marini, che vedi per la mia vita affettiva? Allora, vediamo. Che vediamo per la sua? Per Simona. Per Simona. Per Simona. Per Simona. Per Simona. Che bella persona che sei. Ma le carte parlano di te come una persona veramente stimolante, idealista, ambiziosa, sei carismatica, sei una persona intelligente, sei una persona determinata, sei un idealista, sei instancabile. Quindi c'hai delle carte meravigliose. Dice tutto questo, perché non c'è un uomo? Perché sei troppo. Quando uno è troppo, capito? È così. No, però assolutamente ci sono dei cambiamenti per te, dei cambiamenti in positivo.
ci sono delle cose che vengono inaspettate, delle situazioni inaspettate. Entreranno delle persone nuove, a far parte del tuo percorso di vita. Delle persone che entrano, che ti faranno piacere, riscopri situazioni nuove che ti faranno bene. E entrano delle persone che sono poi anche uomini, più di uno addirittura, ma sono conoscenze, nel senso niente di che. Poi ce ne sarà uno in particolare che ti colpirà rispetto a tutti gli altri, perché tu c'hai delle vibrazioni abbastanza, diciamo, tra virgolette, alte, nel senso che comunque ti piacciono gli uomini di un certo tipo, sei molto selettiva per fortuna, sei molto selettiva, quindi trovi una persona che è giusta per la tua selettività. Sono belle. Allora, che ore sono Maria Antonietta e Antonella? È ora? Sono le 9 e un quarto? Giovanna. Dove sta Giovanna? Patrizia, ho dei progetti molto importanti. Riesco sì o riesco? Non hanno quella, no? Vediamo se Giovanna riesce. Vediamo se Giovanna riesce. Ok, grazie Antonella. Grazie ragazze, grazie. Grazie, grazie. Allora, vediamo se Giovanna. Giovanna Frangia. Ce la fai, Giovanna, la grande pure. Ce la fai benissimo, perché mesce l'aspetto economico, cioè proprio il successo, ci stanno i trionfi, ci sta la gloria. Io penso anche alla fine dell'anno ce la potresti fare, perché è vicino. Io penso che sia la fine di questo anno, perché è una. Queste sono abbastanza veloci. Quindi credo che sia un discorso più di questo anno. Quindi è un sinnetto. È un sinnetto, ma in questo anno. Aspetta, eh. Guarda, sì. Ruota di fortuna, il dritto poi che proprio, guarda. Sì, assolutamente sì, entro quest'anno, eh. Entro quest'anno. Allora. Giovanna. Maria Grazia Palamà, riceverò la convocazione per il lavoro che tanto aspetto? Vediamo, eh. Sì, Maria Grazia. Vediamo. La risposta è affermativa, eh? Eh sì. Oddio. La risposta affermativa. Un attimo che controlliamo meglio, eh? Sì. Successo, trionfo. Belle. Anche tu devi ricevere qualcosa, una lettera, qualcosa che aspetti. Che è una notizia arriva a te, una notizia positiva che ti farà piacere rispetto a ciò che tu stai aspettando, eh? Rispetto a ciò che tu stai aspettando, quindi è sì. Grazie a te Lorenzo, un abbraccio forte. Benissimo. Comunque tu Maria Antonietta non c'eri, perché io quando l'ho detto tu non hai scritto, quindi tu stavi sicuramente a fare affari tuoi, non stavi guardando a me. Bene, Maria Antonietta, poi dopo ne parliamo. Ecco, quindi io lo so tu che stavi facendo adesso, sicuramente mangiavi, bevevi dell'acqua magari. Allora, Sara Campagna, con il mio compagno va tutto bene? Vediamo, Sara, che mi dicono le carte rispetto al tuo compagno. Le carte mi parlano assolutamente sì, ci sono dei screzi piccoli, ma
Non vedo niente che possa attirare la mia attenzione, tipo che ne so, se magari c'è qualcosa che lui sta facendo che non va bene. No, 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 anzi, no, no, no. C'è qualcosa forse per il lavoro, ci sono magari delle inquietudini a livello lavorativo, sotto l'aspetto economico, ma niente che possa far pensare che ci sia qualcosa, insomma, di negativo fra voi due. No, assolutamente no, anzi, guarda che ca... no. Anzi, procederà ancora meglio, perché comunque ci avete delle carte molto belle, soprattutto sulle lame dei tarocchi, sulle lame. Cioè, il mondo, gli amanti con la temperanza, quindi voglio dire, sta tranquilla, puoi dormire veramente tranquilla, vai tranquillissima. Molto belle, eh? Molto belle. Allora. Maria Antonietta è stata scoperta, visto, infatti l'ho scoperta, non mi sta a sentire, non mi sta guardando adesso, perché adesso io ho parlato di... Eccola, 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 è arrivata. Eh sì, Maria Antonietta, dove stavi? Stavi bevendo dell'acqua? Oh, ecco, vedi? Certo, come no. Oh, buonasera, c'è anche l'avvocato Antonio Masullo tra noi, grazie, grazie, grazie. Che a gennaio esce il libro, vero? Della trilogia, dovrebbe essere, mi sembra, il 24 gennaio, hai detto in diretta, una diretta bellissima, grazie. Grazie della diretta. E poi adesso addirittura ci avremo due volte la rubrica di Antonio Masullo al mese, eh? Bene, bene. Io adoro, quindi direi a tutti assolutamente di guardare la rubrica dell'avvocato Masullo, perché è meravigliosa, eh? Meravigliosa. Sono veramente belle. Bene, poi. Anna Grimaldi, io. Allora, poi. Allora, grazie Sara, un abbraccione. Abbiamo fatto allora a questo punto, perché qui non vedo, vado via a questo punto io, perché se... Allora, direi di fare così, tanto adesso ricominciamo alle 9:30 con Maria Antonietta, e che facciamo i registi akashici, la diretta dei registi, come dicevo prima. Quindi noi ci rivediamo domenica prossima. Certo, no, no, certo. Allora, assolutamente andremo a vedere quando lui pubblica il libro. Mi sembra che lui abbia detto, l'avvocato Masullo, mi sembra il 24 gennaio, se non erro, che lui è a Napoli. Io ci voglio andare, assolutamente. Beh, anche perché, anzi, bisognerà comprare tutti i libri, perché è una trilogia, eh? Ecco. Benissimo, allora, io direi di fare questo, ragazze. Vi saluto. Ci vediamo esattamente, se avete piacere di stare con noi, alle 21:30. Io vi dico che vi aspetto domenica, credo prossima, tanto l'orario lo vedete tutte le mattine, che Rossana Portente ce lo scrive la mattina. Ecco, esatto, ci vediamo domenica. No, ci vediamo. Dove vai, Vinuccia? Che adesso mi devi continuare a guardarmi, perché io vado con Maria Antonietta, no? Adesso sto con Maria Antonietta, mentre io dormo. Maria Antonietta stasera ci avrà le vibrazioni altissime, chissà dove andremo a stare. E vabbè, adesso vediamo fra un quarto d'ora. È stato un piacere, un piacere. E un abbraccio anche a Annunziata, che vedo che sta qui. Stefi, l'abbraccio forte, Stefania Casolaro. Ci vediamo fra un quarto d'ora, va bene, ragazze? E fra un quarto d'ora, 20 minuti, poi abbiamo questo da fare io insieme a voi, che è con i numeri. Quindi chi c'ha piacere scrive che numero vuole, da 1 a 111, va bene? Vi abbraccio e ci vediamo fra poco. Ciao ragazze, grazie di essere stati con me. Ciao.